Buonasera a tutti e bentrovati a questo appuntamento con Storie attorno al vino. Continuiamo il nostro viaggio, questa volta alla scoperta del suggestivo mondo dell'arte distillatoria italiana e oggi incontriamo una donna, una produttrice che ci racconterà della storia, una storia molto importante, ultracentenaria. E ci racconterà dell'unicità di un metodo artigianale di distillazione. Si tratta di un'azienda di un'eccellenza friulana e italiana conosciuta in tutto il mondo. Abbiamo con noi Antonella Nonino. Ciao Antonella, ben arrivata tra noi. Buonasera a tutti e grazie per essere, insomma, per dedicarci il vostro tempo. Grazie a te e grazie all'amica Antonella Cantarutti che ha permesso questa diretta perché è lei l'artefice del contatto, quindi grazie mille Antonella, produttrice vignaiola, chi ci segue la conosce perché è sempre con noi e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Donne del Vino. Ciao Antonella, benvenuta. Ciao Maria Teresa, grazie e soprattutto ciao Antonella, grazie per aver accettato questo Grazie bellissimo a voi, appuntamento, questo grazie a voi. incontro. Bene, allora Antonella, vedo che stai già sorseggiando un nettare della tua azienda e sono veramente molto felice di averti tra noi e comincerei subito perché le domande sono tante e la vostra storia è veramente ricca. Quindi comincerei subito con il chiederti di presentare la tua azienda, perché insomma la conosciamo tutti, ma presentata da chi fa parte della famiglia è sicuramente un racconto interessante. A te, Innanzitutto grazie a tutte voi, e porto i saluti. Come vedete, infatti, ho dietro anche una bella foto di tutta, diciamo, la famiglia che è sempre in attività, è sempre presente ovviamente in tutte le fasi innanzitutto della distillazione, ma in tutte le fasi che sono necessarie per non solo distillare e produrre questa meravigliosa grappa, ma anche per farla poi conoscere al mondo intero. Quindi vedete in particolare il papà e la mamma, le sorelle e la new entry, mia nipote, che ormai è con noi già da un paio d'anni, credo che quel tempo sta veramente volando. E la nostra è una storia, molti certamente la conoscono, ma per noi è sempre una grande emozione ricordare da dove partiamo. Orazio Nonino, trisavolo del papà, che da Ronchi di Percotto girava con il suo alambicco su ruote e andava nelle varie case dei contadini della zona per distillare le vinacce, e a quel tempo si faceva proprio il baratto, quindi la Mondure distillava le vinacce, teneva una parte di grappa per sé e una parte la dava come in cambio. E è il 1897 quando Orazio riesce a mettere a fissa dimora la distilleria, fino allora esistita solo su ruote, e da lì comincia proprio la nostra storia. Una storia che è stata per anni già a suo tempo al femminile, perché il papà è rimasto orfano quando era bambino e sua madre, Silvia Milocco, ha mandato avanti la distilleria in maniera straordinaria, una donna quindi molto piccola ma molto forte e con una grandissima anche conoscenza. Lei e suo marito Antonio, a loro si devono delle straordinarie anche creazioni. Noi siamo andati proprio in occasione dei 120 anni di distillazione della famiglia, siamo andati nei nostri archivi, abbiamo ritirato fuori anche delle antiche ricette straordinarie, non solo di come veniva anche proposta la grappa, ma anche di meravigliosi liquori e botaniche. E quindi per noi è stata una grande emozione tornare nel 2004 alle nostre origini, proprio a Ronchi di Percotto, dove adesso ci sono i nostri bellissimi alambicchi, queste cinque distillerie che sono ubicate sotto lo stesso tetto e che ci permettono di distillare in contemporanea alla vendemmia la grappa e riuscire a portare proprio i profumi e i sapori delle vinacce freschissime che raccogliamo quotidianamente in periodo di vendemmia dai vari da Antonella e da tutti i nostri fornitori, vignaiuoli,
della zona straordinari con cui abbiamo un contatto, ecco, questo è anche uno dei punti importanti della nostra storia. Il papà e la mamma, quando negli anni 60 c'era stato il boom economico, l'azienda Nonnino, la distilleria Nonnino era un'azienda e una distilleria già rinomata, addirittura nell'Ottocento, a fine Ottocento abbiamo delle bellissime lettere di persone che passavano da Ronchi di Percotto e che elogiavano, sempre in friulano ovviamente, la bontà della grappa Nonnino. E quando la mamma è entrata in famiglia, perché si è sposata, si è subito innamorata del lavoro che faceva il papà, anche perché il papà la portava con sé in distilleria. A quel tempo si viveva con la suocera, erano tempi molto complicati, viveva con la suocera, e quindi stare con il papà in distilleria e trovare il suo spazio era anche un momento di grande libertà. E si è innamorata della grappa, dopo essersi innamorata del papà, e con il papà indubbiamente hanno capito che la grappa Nonnino era un distillato straordinario, però che quando veniva offerto, per esempio venivano invitati a Udine a qualche celebrazione, qualche festa d'amici, insieme ai regali classici che potevano essere portati, portavano la grappa, ma la mamma notava che non veniva mai offerta insieme ai distillati internazionali, quindi cognac, whisky, che veniva sempre relegata in cucina. E quindi da lì il desiderio di far capire che la grappa che lei portava e di cui lei era orgogliosissima aveva pari dignità dei grandi distillati internazionali, quindi grandi ricerche, grandi sperimentazioni soprattutto. E l'idea vincente è del 1973, quando la mamma e il papà ebbero l'idea di distillare la grappa monovitigno, quindi distillare una singola varietà di vinaccia partendo dal Picolit, che è il vitigno più nobile, no? Del nostro Friuli, ma anche della nostra Italia, con una storia antichissima che vedeva il vino Picolit regalato dal Papa alle grandi corti europee. E da lì, il primo dicembre 73, la mamma e il papà distillano la prima grappa monovitigno Nonnino, il Picolit, e chiamano anzi a battezzare questa straordinaria distillazione Luigi Veronelli. Luigi Veronelli scrive anche un bellissimo articolo elogiando l'eleganza di questa grappa, dicendo a tutti quelli che avrebbero voluto assaggiare che per prenotare una fiasca di grappa Nonnino Picolit potevano fare il suo nome, perché ce n'era molto poca, e quindi per potersi diciamo farsi riservare una fiasca. La mamma però, questo era il 73, la mamma però innanzitutto, come era usanza e come è ancora usanza, il papà dopo aver fatto questa straordinaria distillazione e soprattutto, e questo è importante da ricordare, avendo avuto anche molta difficoltà, perché la tradizione voleva che le vinacce venissero mescolate, le vinacce delle diverse varietà, anche le vinacce bianche con le rosse, perché si credeva che la fermentazione che avviene nelle vinacce rosse, diciamo spontaneamente, per le vinacce bianche potesse essere aiutata dalle vinacce rosse, per cui veniva sempre mescolato. Inoltre i vignaioli, lavorando, e voi sapete benissimo di cosa stiamo parlando, un lavoro faticoso, mettevano da parte le vinacce e poi si preoccupavano di farsele distillare o di distillarle, come usava una volta tutte le famiglie, no? Che avevano un alambicco o spesso un alambicco in casa. La mamma invece si era, per poter fare questo straordinario esperimento, aveva chiesto di separare le vinacce del Picolit dalle altre. Tutti ovviamente i vignaioli avevano detto se era pazza, imprecazioni, perché non c'era tempo, e lei lì, un grande ovviamente con intuito femminile, aveva chiesto aiuto alle mogli, quindi alle donne, no? Quindi un aiuto tra donne in questo caso: se mi separate il Picolit dalle altre vinacce, io ho bisogno, per farne un esperimento con mio marito, io ve le pago 15 volte quello che pago le vinacce dei vostri mariti. Questa era una cosa veramente molto interessante. A quel tempo le mogli non avevano un'indipendenza economica, lavoravano tantissimo, però dovevano poi sempre chiedere in famiglia, magari alle madonne, alla suocera, e quindi per loro diventava anche una certa indipendenza poter magari avere qualche soldo da parte per comprare qualcosa ai figli, oppure per poter andare magari anche dal parrucchiere, oppure proprio per questioni personali importanti. E da lì questo straordinario esperimento, e la mamma e papà hanno capito subito, assaggiando questa meravigliosa grappa monovitigno Picolit, che aveva i profumi e i sapori del vitigno d'origine, che sarebbe stato importante far capire al primo
così alla prima vista che si trattava di un distillato elegantissimo e straordinario. E lì la mamma chiese al papà di andare a cercare una bottiglia che fosse una bottiglia diversa, che mettesse in risalto la preziosità, e il papà rientrò dal suo viaggio alla ricerca di una bottiglia adatta con l'ampolla soffiata, l'ampolla da laboratorio, l'ampolla che ancora oggi noi utilizziamo, ecco qui la bellissima ampolla di Picolit che utilizzeremo poi per poter brindare insieme a questo nostro incontro. L'idea quindi di proporre e di mettere, perché un'ampolla che mette subito in risalto, no, la trasparenza della grappa, quasi un profumo, e per la prima volta un'etichetta che raccontava proprio la storia, quindi quasi una carta d'identità, la vendemmia, quanti litri ottenuti, quanti chili, e l'annata ovviamente. Ecco, e da lì comincia questa storia straordinaria che ha visto Giannola e Benito, un'altra cosa molto importante, a capire subito che per far apprezzare una grappa straordinaria come la grappa Monovitigno Nonino, che era diversa da tutte le altre, era necessario avere un contatto diretto, raccontare personalmente, e infatti è da allora che noi riceviamo in distilleria i nostri estimatori e andiamo, ovviamente in primis ha iniziato la mamma, ma ha insegnato anche a noi ragazzi, alle nuove generazioni, ad andare di persona, non solo in tutti i luoghi in Italia, adesso ovviamente lo dobbiamo fare utilizzando quello che la tecnologia per fortuna ci offre per essere vicino a chi ama la grappa o vuole avere delle informazioni o vuole semplicemente stare in contatto, perché è anche importante, no, mantenere, sapere che ci siamo e che siamo presenti a disposizione sia per l'informazione ma anche qualche volta per semplicemente per scambiare un brindisi tutti insieme. E già quindi dagli anni 70 invitare in distilleria e essere invitati dall'associazione sommelier per esempio a delle serate per offrire e spiegare qual era la novità, qual era l'eccezionalità della grappa Monovitigno Nonino. Da lì ovviamente io potrei andare avanti per ore, perché siamo andati avanti con molte sperimentazioni. Il papà e la mamma hanno sempre sperimentato, ancora adesso noi stiamo sperimentando, facendo delle prove, che sia in distilleria, che sia in cantina. Negli ultimi anni siamo usciti, mi piace ricordare innanzitutto nel 1984 l'acqua vite d'uva, che è stata dedicata a noi tre sorelle, a Cristina, Elisabetta e a me, dal papà e la mamma, perché ci vedevano crescere, eravamo già maggiorenni, ci volevano coinvolgere di più nel lavoro in distilleria, dove nelle aziende familiari, Antonella lo capisce esattamente di cosa sto parlando, è naturale, perché se tutti lavorano tu devi darti da fare, devi da piccola magari con delle anche solo rispondere al telefono, e diventando grandi invece qualche cosa di più concreto, fino ovviamente a aiutare il papà anche a distillare nella distilleria che è accanto alla casa. Antonella, ti interrompo solo un attimo perché ci sono un sacco di persone che ci stanno seguendo, quindi ringraziamo tutti. C'è Fabio Longo, Rocchino Giorgio, Manuela David, Daniele dell'Ariston di Pordenone, insomma un sacco di gente che ti sta facendo i complimenti e sta facendo i complimenti a questa grande famiglia che, come dicevi tu, quindi grande, grande intuizione in anni in cui ancora appunto la grappa non era così, così considerata, e grande famiglia perché da sempre voi siete stati una famiglia molto unita, quindi direi la tipica famiglia friulana dove appunto il concetto di unione fa la forza è stato ed è molto molto vivo, così come per quanto riguarda quello che dicevi, l'accoglienza nelle vostre distillerie. Io Antonella ce la ricordiamo sicuramente, perché io mi ricordo, ero ancora giovane, facevo i primi passi nel mondo del vino e le distillerie Nonino erano un esempio appunto di eccellenza, quindi davvero davvero una bella realtà. Tu hai accennato, Antonella, alle grappe Monovitigno, alla UE, e adesso avete anche la Riserva, che è una grappa molto... Le riserve le abbiamo da tantissimi anni, perché la nonna Silvia già nel 52, quando è venuta la legge
che obbligava ad avere per l'invecchiamento una cantina sotto sigillo, ha subito ovviamente temperanza alle leggi che sono obbligatorie. E per cui siamo veramente in questo senso delle fortunate. La mamma e il papà ci hanno sempre detto che in qualche modo la nostra dote era una dote in cantina, al sicuro, in queste bellissime barricche, piccole botti di legni diversi. Oggi ne abbiamo 2455, sono di quercia del Nevers, del Limousin, del Grésigne, ci sono alcune sherry, la Wisinar, quindi ciliegio selvatico. Grazie Giancarlo, carissimo. Sono veramente delle cose straordinarie, e proprio per festeggiare questi straordinari anni siamo usciti quest'anno, e anche soprattutto per celebrare questo riconoscimento internazionale che ci è stato assegnato negli Stati Uniti, un po' quello che è l'Oscar nel settore degli spiriti, migliore distilleria del mondo dal Wine Enthusiast, quindi Spirit Brand Distillery of the Year. Abbiamo voluto festeggiare e celebrare questo riconoscimento con una riserva invecchiata addirittura 25 anni, che è veramente una rarità, è una single cask, sono poche bottiglie, bellissime, però veramente, veramente straordinarie. Ecco, e cosa dire? Che la cosa più bella è aspettare coloro che ci stanno seguendo, che magari in futuro, quando finalmente ci si potrà di nuovo spostare, li aspettiamo in distilleria e apriremo, sapendolo in anticipo, possiamo chiedere al funzionario di aprire le cantine. Questo è fondamentale, quando si parla di invecchiamento, il nostro è un invecchiamento naturale, in barrique, ma addirittura è sotto controllo dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, quindi pur essendo nostra, la grappa barricata è sotto sigillo, e per aprire la cantina dobbiamo chiamare i funzionari. Quindi chiedo a chi desidera venirci a trovare di avvertirci in tempo, almeno la settimana precedente, per poter dargli il benvenuto ed entrare in cantina, perché è un'esperienza meravigliosa. Pensate che addirittura in periodi estivi, quando si cammina a fianco alle cantine dove ci sono le grate, quindi un po' di profumo esce, sembra veramente di essere vicino ad una pasticceria, si entrano questi profumi straordinari che arrivano proprio come delle zattate meravigliose. Scusate, non voglio interrompervi, ma Antonella, se tu riesci a stare un po' più a contatto del microfono, perché non ti sente. Ecco, adesso meglio. Ecco, chi ci ascolta purtroppo non riceve l'audio come adesso. E poi, siccome tu parli, cioè si percepisce il tuo coinvolgimento, avrei dovuto non farlo prima, non ho fatto per una questione di, giustamente, di educazione. Comunque, prego, continua pure. Niente, stavo dicendo che li aspettiamo tutti coloro che desiderano venire a trovarci quando sarà possibile di nuovo spostarsi. Se desiderano visitare, anche andare con noi in cantina, ce lo dicano prima, in maniera che possiamo aprire le cantine sotto sigillo e poter addirittura assaggiare la grappa direttamente dalla barrica. È un'esperienza molto emozionante. Allora, credo, Antonella, mi faccio io portavoce in primis di fare questa richiesta a nome delle donne del vino del Friuli Venezia Giulia. Ecco, è una bella, potremmo essere noi, come dire, ad aprire questa modalità, perché credo che sia una cosa eccezionale. Ecco, e così assaggeremo invece che dalla bottiglia, direttamente dalla botte, vedremo i colori naturali. Noi ci teniamo molto, è tutto colore naturale, che deriva dal contatto della grappa. Vedete che prima appunto esce dall'alambicco trasparente, e poi nel contatto con la piccola botte, con la barrique, ha questo colore ambrato, e man mano che passano i mesi e poi gli anni, il colore diventa sempre più intenso, e con esso anche il profumo. Io, Antonella, scusa, adesso interrompo Maria Teresa. Cioè, Maria Teresa aveva una scaletta di tutta una serie di domande che immagino avrebbe voluto porti, e adesso tu le hai mescolato tutte le carte. Vedi, questo è il bello della,
della diretta. Vabbè, ma comunque. Intanto interrompo un secondo perché c'è Dorino Bon che appunto fa questo commento e spiega il tutto e dice: grande narratrice Antonella. E quindi, grazie, Dorino, è un grande sostenitore. Sono felice di poterlo salutare così in diretta e di ringraziarlo, veramente. Grazie. È un grande sostenitore anche del Friuli, lui, eh? Io lo seguo. Sì. Perfetto, bravo. E impegniamoci tutti per questo Friuli meraviglioso da conoscere assolutamente per i tantissimi aspetti belli, piacevoli che offre. E ti faccio una domanda, Antonella. Tu prima hai fatto vedere, abbiamo intravisto la bottiglia della riserva, ma a proposito, che è molto bella, e a proposito di bottiglie, sappiamo, perché ormai lo sappiamo tutti, che ci sono delle vostre bottiglie studiate da dei veri artisti che sono state, vengono addirittura battute all'asta. Ci vuoi raccontare di questo? Guarda, un attimo, allora mi stacco. Vedi, Teresa, queste sono le dirette di donne così dinamiche, straordinarie. Perché ce ne ho alcune nell'ufficio, visto che ne parliamo. In effetti abbiamo, dunque, quando la mamma e il papà hanno creato, vi dicevo prima, l'acquavite d'uva, che hanno voluto dedicare a noi tre figli, hanno dovuto addirittura chiedere una autorizzazione a tre ministeri dell'agricoltura, dell'industria, della sanità. Volevano poi festeggiare, perché immaginate in Italia ottenere queste autorizzazioni che inizialmente erano per sperimentazione ed erano quindi per un anno solo, e poi siamo riusciti a ottenerle addirittura erga omnes, quindi tutti possono oggi, grazie alla richiesta della famiglia Nonino, distillare in Italia l'uva. La nostra UE, la mamma ha voluto poi, essendo una grande amante di venini e tutti i vetri fatti a Murano, ha voluto poi racchiuderla in dei bellissimi decanter che negli anni hanno formato la nostra collezione. Proprio oggi mi è arrivato la rivista, cioè la rivista, perché siamo anche dentro l'archivio storico della Triennale di Milano, proprio del design, con queste bellissime, questi bellissimi decanter che vanno a, vediamo qua perché io mi muovo, non è, che vanno a custodire la UE Crumono Vitigno Piccoli, quindi un distillato preziosissimo ed elegantissimo anche, veramente, che è bevuto in purezza. Mi viene in mente, c'era Giorgio prima che ci seguiva, lui che crea dei cocktail meravigliosi e anche per degli estimatori, insomma, a Monte Carlo, molto abituati a dei distillati straordinari, chissà cosa non potrebbe, creare. E in effetti sono bottiglie che vengono battute all'asta, che hanno raggiunto anche delle quotazioni importanti e che sono bellissime per il palato, per lo spirito e per, appunto, per i meravigliosi profumi che ricordano proprio la nostra terra, sì. Ecco. Grazie. E ti faccio anche un'altra domanda alla quale hai risposto in parte. Per quanto riguarda le riserve, spesso a me viene chiesto: ma come mai una grappa ha un colore più chiaro, una un colore un po' più scuro? Ci racconti la differenza? Immagino dipenda dal tipo di... Dipende dal tipo di legno, ma dipende anche non solo dal tipo di legno, ma anche dal tipo di dal periodo di invecchiamento. Ecco, per esempio, questo è un campione che ci hanno appena portato dalla cantina, vedete, ha circa 12 mesi, quindi è una grappa invecchiata o barricata, come si preferisce oggi ricordare, chiamare, e quello che è importante, poi nel tempo ovviamente la grappa, per esempio questa invece, che vedete molto più scura, scusate non so come girarla, è una grappa ormai riserva, quindi più di 18 mesi di invecchiamento, perché maggiore è il tempo che la grappa, diciamo, sta dentro la piccola botte, dentro la barrique a invecchiare, e maggiore è l'arricchimento che deriva sia dal punto di vista del colore che dal punto di vista del sapore. E quindi è molto affascinante. Noi, per esempio, in famiglia, siccome facciamo sempre anche le degustazioni, cioè ognuna di noi poi dà il suo
diciamo, quella che, sì, quello che è il tuo, quello che tu ritrovi dentro la grappa invecchiata, prima che venga, per esempio, realizzata la cuvée, prima che venga realizzata, soprattutto quando si tratta di cuvée. Ed è affascinante vedere come circa, a parte nei primi, dai primi sei mesi, poi 12 e 18, che c'è il passaggio appunto da affinata, invecchiata e riserva, ma quando si tratta di invecchiamento, per esempio 5 anni, poi 8 anni, oppure 12, man mano che si va su, direi che ogni 5 anni poi c'è un vero importante cambiamento, ed è per noi interessante fare continuamente assaggi per vedere anche, per esempio, anche quando una barrique ha dato tutto al distillato, e allora lì decidiamo di tirar fuori non solo la grappa, ma anche di cambiare, di utilizzare la barrique, la usiamo per dare il benvenuto ai nostri ospiti al borgo, e compriamo delle barrique nuove. Sono principalmente delle barrique francesi che acquistiamo in Francia. Sempre importante, con una tostatura artigianale, una tostatura forte e artigianale, perché sapete che anche nella tostatura della barrique esiste la lavorazione fatta industriale, quindi dove le barrique viene passato nel fuoco in maniera così continua, mentre nella tostatura artigianale viene fatta una barrique singolarmente, ci vuole più tempo, ma viene ovviamente curata nel minimo dettaglio, perché il dettaglio fa sempre la differenza, e noi stiamo ovviamente poi a controllare, perché sentiamo nella grappa che viene invecchiata, sentiamo la differenza. Faccio una domanda, Antonella. Quindi presumo che siano sempre tutte barrique nuove? No, non sempre. Ci sono le barrique nuove, e quando quelle che abbiamo già utilizzato per l'invecchiamento una o due volte, poi col tempo si capisce che sono esaurite e vengono sostituite. Anche lì considerate, parlavamo prima dell'invecchiamento, perché è molto importante, se visitate una distilleria e potete entrare in qualsiasi momento in cantina, vuol dire che è una cantina più che altro per decorativa, a meno che non abbia proprio delle grate, perché per poter entrare in cantina bisogna, per farsi conoscere al meglio. Caro Matteo, guardi, io posso darle quello che è il consiglio che ci ha sempre dato nostra madre: armiamoci e partire, questo è fondamentale. E infatti prima mi era venuto anche importante da ricordare, oggi noi 50%, forse più del 50% del fatturato lo realizziamo sui mercati esteri, e perché la mamma da subito, dalla fine degli anni 70, ha iniziato a viaggiare per far conoscere la grappa Nonino. Quindi lei, quello che è stato straordinario, il papà e la mamma non si sono mai confrontati con il mercato italiano, loro volevano competere con i migliori distillati del mondo. E questo cosa voleva dire? Avere sempre uno standard alto, qualità altissima. Se tu ti rapporti col massimo, ovviamente cercherai di raggiungere sempre migliore qualità. Questo è stato sempre il focus che il papà e la mamma hanno, mi viene in inglese, al quale hanno aimed, si direbbe in inglese, insomma, a cui loro tendevano, e hanno fatto tendere anche oggi noi figlie, nipoti, cercare sempre di ottenere il massimo. Il papà dice che ogni anno noi abbiamo un 30% di margine di miglioramento, però questo margine continua ovviamente poi a salire, e allora nell'invecchiamento, come nella distillazione, c'è sempre qualche cosa che si può migliorare, che si può perfezionare, sempre ovviamente senza però snaturare, questo è molto importante. Noi distilliamo 100% col metodo artigianale. Grazie. Ma grazie. Sì, Antonella, grazie. È una persona che è stata, che è a me molto cara, veramente. Grazie. Questo messaggio ha completamente coperto lo schermo. Sì, grazie. Voilà. E poi un'altra cosa devo dire a Dorino, che ultimamente noi ci stiamo accorgendo, abbiamo tanti contatti, adesso parlava di Pierluigi Cappello e parliamo quindi della nostra montagna, ci sono tante persone che dal mare alla montagna si stanno adoperando, si stanno organizzando, perché ovviamente tutti, le nuove generazioni capiscono che è importante portare in Friuli Venezia Giulia il mondo, una regione straordinaria, no? Come diceva Ippolito Nievo, un compendio dell'universo, perché da Grado o da Trieste arrivare fino su Tarvisio, Tolmezzo o Chiusaforte,
o la nostra bellissima Carnia, abbiamo dei luoghi meravigliosi da visitare con delle peculiarità. E parlavamo proprio con Chiara sua ad Arta Terme, che si sta organizzando per portare turisti americani quando sarà possibile di nuovo viaggiare, o Fabio Paolini, che in stazione riceve con grande, devo dire, successo, perché alla stazione di Chiusaforte ciclisti che arrivano da tutta l'Europa, o a Grado, all'Hotel Astoria, con queste meravigliose che mi vengono in mente. Noi siamo pieni, cioè adesso ricordarli tutti è molto difficile, anzi adesso desidero anche ricordare tutto il gruppo del Friuli Via dei Sapori, che si sta organizzando, che ha cercato di far conoscere la nuova cucina del Friuli, che vanno in giro anche alcuni di loro con dei, diciamo, delle quasi dei camion per far conoscere, per proporre, come faceva il papà, Madonna, ricordo, quando eravamo bambine, noi andavamo in città alla riunione degli alpini col camion mostra a offrire la grappa agli alpini, no? Nei cappelli, fantastico. E noi eravamo bambine vestite da friulane, eravamo molto orgogliose, e io ricordo dicevano: ma versate poco, no? Però il cappello, essendo di feltro, assorbiva, quindi se non mettevi non restava niente. E adesso come sono tornate di moda queste cose, no? Andare incontro alle persone, ovviamente adesso bisogna andare con tutti le mascherine, con tutto quello che è obbligatorio, i guanti, stando molto in attenzione, però c'è ancora modo di potersi incontrare nel rispetto di tutte quelle che sono le regole del DPCM, insomma, del momento. L'ultimo DPCM. Sì, è così. Antonella Cantaruti, volevi chiedere qualcosa più di pronto? No, volevo fare una domanda. Mi sembra che comunque anche i vostri avi sono partiti da una famiglia che comunque era costituita per la maggior parte da donne imprenditrici. Quindi, insomma, le donne sono sempre entrate nella vostra azienda, delle famiglie, quindi, insomma, grandi donne, ma anche grande lungimiranza, grande forza di volontà e soprattutto un credo non indifferente. Mi sembra che, insomma, anche la vostra famiglia sia una continua generazione di donne. Sì, per dire la verità, lì è il caso che ha voluto, perché siamo tutte donne. Pensate che la prima nipote, Chiara, è nata l'8 marzo e l'ultimo botto è arrivato doppio con due gemelle, per cui proprio è proprio quello, è veramente in linea femminile. È vero che le donne friulane, no? Si dice sempre, c'è questo detto, che tengono su tre cantoni della casa. Insomma, voi ne tenete su un po' di più, no? Mi viene in mente anche quello che ha raccontato Ilaria Tutti, no? Con Fiore di Roccia e le portatrici cani, che tutte donne molto forti, ecco. Quindi, insomma... Siamo un grande esempio per l'imprenditoria. Abbiamo dei bellissimi esempi anche del passato che ci permettono di affrontare con determinazione e coraggio il futuro. E anche con molta, ecco, pensando alla nonna, per esempio, Cristina, Elisabetta ed io e Francesca siamo andati nell'archivio e abbiamo ritrovato quella che era la sua ricetta dell'aperitivo bianco e abbiamo proposto l'aperitivo botanical drink, che è tutto a base di botaniche, di fiori, di frutta, di radici, ed è anche questo 100% tutto vegetale, molto importante, come il nostro amaro, l'amaro che nasceva come Amaro Carnia e che la nonna aveva poi ingentilito, visto che parliamo di montagna, che la nonna poi aveva ingentilito con una parte un pochino più morbida e poi la mamma con questa benedetta ue che esce da tutte le parti, una parte di ue invecchiata, sì, invecchiata in barrique, che viene a nobilitare l'amaro nonino quintessenza, che è una meraviglia. Anzi, potremmo poi prepararci un bel aperitivo, ecco qui, tra volevo il cocktail. Volevo proprio chiederti di questo, perché siete molto bravi per quanto riguarda l'utilizzo della grappa e dei vostri
dei vostri amari nella preparazione appunto degli aperitivi e dei cocktail. Come ti dicevo prima, poco tempo fa io ho avuto l'occasione di venirvi a trovare e veramente mi sono goduta dei cocktail eccezionali. Vuoi magari darci qualche suggerimento per poterli fare anche tranquillamente a casa da noi in questo Guarda, periodo? per dire la verità, io mi ero preparata con due bicchieri. Allora, possiamo fare le due versioni, no? Ma dovremmo abbassare Facciamo le due versioni stupende. Allora, partiamo con il. un po' la telecamera. Sì, aspetta, ci provo. Proviamo. Allora, partiamo con il Nonino Tonic, forse, ecco qua, con. Aspetta, se no dopo non avete. Ah, ecco. Con Una volta. la nostra friulana meravigliosa. Antonella, facciamo la diretta da Nonino, Allora, direttamente. friulana, acqua tonica, aspetta che non me l'hanno aperta, che acqua tonica e viene un Nonino Tonic, devo dire, se ci fosse qua la mamma che ci sta seguendo in realtà, direbbe ci vuole il rosmarino, io quello me lo sono dimenticato. E questo è un Nonino Tonic favoloso, rinfrescante, sta bene con tutto. Noi ormai spesso anche pasteggiamo. La prossima volta ti Elegantissimo. porto io, Antonella, il rosmarino di rosazzo. Ah, Okay. viene anche la Carli. E invece possiamo anche provare l'aperitivo. Ecco qua, se ci sta ancora seguendo Giorgio Rocchino, lui ha fatto con l'aperitivo una meraviglioso col drink. Io non sono brava come lui, faccio una roba più semplice e quindi con scorza di limone e con acqua tonica, ecco, un bellissimo cin cin con l'aperitivo Nonino Botanical Drink. Infatti, se ti ricordi, Antonella, a Merano, se ti ricordi in occasione del Wine Hunter, Sì. abbiamo fatto un brindisi È insieme e vero, infatti era è proprio vero. l'aperitivo. È vero, bellissimo, brava, sì, mamma mia, quest'anno tutto online, È però online, ci prepariamo bene per la prossima edizione, assolutamente, non ce ne faremo mancare uno, vedrai. esatto. Quanto Ancora tempo abbiamo ancora? Ancora, rubo ancora poco tempo. È impossibile parlare di Nonino e di non parlare del premio Nonino. Quindi, siccome questo appuntamento storia attorno al vino, in realtà, in questo secondo semestre si è occupato di tutto quello che è di quelle che sono le aziende con un'attenzione alla sostenibilità ambientale e quindi a tutta quella che è l'etica, eccetera. Voi da sempre siete attenti a questo. E il premio Nonino, se non erro, è nato proprio con questo intento. Ce lo ricordi? Sì, è una storia Una bellissima. storia bella. È una storia peraltro di veramente spontanea, perché la mamma e il papà, dopo aver distillato il Picolit, volevano distillare un altro vitigno autoctono friulano, volevano distillare la ribolla. Quindi papà ovviamente disse: Giannola, devi procurarmi le vinacce della ribolla separata dalle altre o altri vitigni autoctoni del Friuli. E la mamma, andando in giro dai vignaioli in Friuli, si accorse che questi vitigni c'era stato un censimento voluto dalla comunità europea, quella volta appunto CE, e i vitigni autoctoni che erano presenti in misura molto limitata non erano finiti in questa lista, e quindi diventavano, perché i funzionari si erano semplicemente dimenticati, ma essendo non nella lista diventavano fuori legge. Non potevano essere poi commercializzati col loro nome e quindi piano piano i vignaioli li stavano abbandonando. La mamma era furiosa perché da ragazzina il suo papà le aveva insegnato, ha fatto conoscere tutte quelle che sono le tradizioni del Friuli Venezia Giulia e quindi dice: come va bene portare avanti i vitigni francesi, ma perché dimenticare la nostra storia e le nostre origini? E da lì, con il papà, il desiderio di istituire un premio per salvare i vitigni autoctoni friulani in via di estinzioni, Schioppettino, Pignolo, Tacelenghe in misura diversa, la Ribolla gialla, istituirono questo premio di 1 milione di lire per il vignaiolo che avesse messo a dimora uno o più di questi vitigni e 500.000 lire per la ricerca ampelografica. Anche questa è una parte molto importante perché è la ricerca storica sul vitigno con le caratteristiche.
appena uscito peraltro i funzionari, appena uscito il bando di concorso sul giornale, chiamarono per assolutamente dire a mia madre che avrebbe dovuto ritirare il bando di concorso perché era fuori legge, e lì nostra madre ebbe di nuovo un'intuizione, direi prettamente femminile, trovare un modo per trovare almeno in via di sperimentazione inizialmente, e chiese ai funzionari che avrebbero dovuto estirpare le barbatelle e dare anche a noi la multa di entrare in giuria per trovare insieme un modo per salvare i vitigni friulani. E iniziò subito, anche questo molto importante, non solo quindi a creare un movimento di opinione, ma anche a mandare e quindi a iniziare un iter burocratico per ottenere l'autorizzazione a livello comunitario, e mandò quindi le lettere a tutti gli organi preposti. È del 77 infatti la prima autorizzazione, addirittura poi dall'84 questi vitigni sono diventati addirittura raccomandati. Negli anni poi la sezione quindi del premio Nonino, nato come Risi d'Auro, Barbatella d'Oro, è stato ampliato alla sezione naturalmente letteraria, e lì con Mario Soldati, Luigi Veronelli, padre Davide Turoldo, Mario Rigoni Stern, poi negli anni Ermanno Olmi e poi appunto via via Leonardo Sciascia, poi venne per esempio a ritirare il premio e rimase in uno straordinario rapporto di amicizia con tutta la famiglia, e venne a Percotto la penultima estate, dove scrisse proprio a Percotto Il Cavaliere e la Morte. Poi, non so, Jorge Amado, Lidia Naipaul, che è entrato poi sempre nella giuria, una giuria straordinaria composta da, oltre che da Naipaul, da Antonio Damasio, da John Benville, Edgar Morin, Peter Brook, Claudio Magris, Ulderico Bernardi, personaggi veramente molto importanti. E siamo felici perché il premio ha anticipato 5 volte i premi Nobel, appunto da Vivian Aipola, a Trans Strömer, il poeta, a Peter Higgs, no? Scopritore del bosone, la Rigoberta Menchú. Ma vorrei ricordare, visto che vogliamo fare un brindisi anche in linea femminile, vorrei ricordare, ecco qui proprio, avevo proprio tirato fuori in questi giorni il libro di Chimamanda Ngozi Adichie, questa straordinaria scrittrice nigeriana che vive tra la Nigeria e gli Stati Uniti, che ha vinto il premio Nonino nel 2009 e che è stata in questi giorni insignita del massimo riconoscimento per autrici a livello internazionale, e che appunto abbiamo avuto il privilegio e la gioia di conoscere, perché è una premiata Nonino e che sta facendo veramente grande onore a tutta, sta aprendo insieme ad altre importantissime scrittrici quello che è il mondo anche alle scrittrici donne. Sappiamo che oggi è un problema non solo in Italia ma nel mondo intero, e quindi è molto importante supportare. E proprio in questi giorni è uscita una legge importante in Germania, la Merkel, che in questo periodo sappiamo si sta anche battendo moltissimo per cercare di tenere non solo l'Europa insieme ma anche per dare delle corrette indicazioni a tutti in questo caso ai suoi cittadini tedeschi, ha fatto passare proprio, ha avallato l'ingresso obbligatorio, la presenza obbligatoria di quote rosa nei consigli di amministrazione delle aziende private e pubbliche. Che se è vero che da una parte molto spesso questa legge può essere presa come così una cosa un po' forzata, è vero anche che in questo modo c'è la possibilità di dare visibilità alle donne, ce ne sono di straordinari. Beh, basta l'ultimo, brindiamo anche alla vicepresidente degli Stati Uniti e a queste straordinarie donne che sono per noi un esempio e che ci aiutano anche ad avere una visione del futuro. La visione femminile è una visione semplicemente diversa, perché è una diversa da quella maschile, e quindi abbiamo assolutamente bisogno di avere visioni più ampie e più immaginative in un mondo così difficile, complesso e in una situazione così difficile come quella che stiamo vivendo tutti oggi, no? Speriamo. Bene,
Antonella, ti ringraziamo per questo tuo splendido intervento. Siamo, ripeto, felici di averti avuta tra noi. Salutiamo anche tua mamma, Giannola, che ci hai detto essere in ascolto. Per cui grazie a tutta la famiglia Nonino perché ci rende veramente orgogliosi di essere friulani e italiani Approfitto per questa diretta per salutare anch'io degli amici che vedo collegati, Eros Pasini, carissimo amico non solo della mia famiglia, ma un consumatore anche dei distillati, delle grappe e Nonino. Ma io vorrei concludere. Io spero che qualcuno, Antonella, ti ascolti e speriamo che sui campi di lavoro, veramente quelli che contano, vengano comunque invitate anche le donne, perché giustamente abbiamo una visione diversa. Ma soprattutto abbiamo un'esperienza imprenditoriale. Quindi speriamo che qualcuno ci ascolti. E Speriamo di cuore, grazie ancora, siamo molto quindi... felici e vi aspettiamo ad assaggiare questa Madonna, siamo ancora emozionati da questo premio importante che abbiamo ricevuto negli Stati Uniti e di cui siamo veramente orgogliose, che porta anche il Friuli e l'Italia, perché è il primo brand italiano e la prima distilleria di grappa che riceve questo riconoscimento. Quindi grazie a tutti quelli che ci sostengono, vi aspettiamo a Percotto, anzi a Perseriano, al Borgo Nonino e brinderemo insieme appena sarà possibile. Non mancheremo. Grazie, grazie, grazie a tutti e noi ci vedremo prossimamente per una nuova diretta. Ciao Antonelle. Grazie, Ciao, grazie, grazie a tutti, anche a chi ci ha seguiti. grazie. Ciao, Grazie buonasera. Maria Teresa, grazie Antonella di questa splendida opportunità. A presto, ciao.